Raga, riprendiamo quell'avventura di Nioh. Siamo secondo me quasi giunti al termine. E andiamo avanti. Allora, questa qua è la missione principale che faremo per ultima. Ci è rimasta, quindi praticamente questa e poi quell'altra che verrà sbloccata una volta completata. Questa qui. Quindi continuiamo a sterminare gli yokai, saliamo un pochino di livello perché temo che le cose diventeranno parecchio difficili insomma, sicuramente per l'ultima regione, sempre se che non sia questa, eh. Siamo a 104, 105, ormai per salire di livello si va al 225 e niente, continuiamo così. Il nostro personaggio, dai, è abbastanza è messo abbastanza bene, i nemici. Oh, è buona. I nemici però hanno una barra della salute che è davvero infinita, anche i più il lancio successo. Quindi ci resta praticamente solo Frank. Oh merda. Curiamoci, vada, tanto di rigirmi. Ne abbiamo veramente tanti. Io non ho neanche merda. Io non ho neanche sviluppato le abilità, le combo, cioè mi sono proprio sbattuto. Perché in realtà quello che stavo cercando in questo periodo era un gioco con delle dinamiche semplici. Quello proprio di cui non avevo voglia era di imparare combo, cose. Voglio solamente andare in giro a sterminare così, con delle mosse semplici. E vabbè, ovviamente imparare il moveset dei nemici. Però iniziare a fare le cose, triangolo, quadrato, vedete, questa qua è un'altra cosa che. Cioè, se vai a padroneggiarla effettivamente, questa cosa qui può essere utile perché comunque ti fa l'attacco con schivata lì indietro. Allora, vediamo. Qui è tutto chiuso, andiamo a vedere di qui. Qua è l'altra strada.
Ah, qua c'è la sorgente termale, però bisogna eliminare questo. Però vabbè, eliminiamolo. Però... Oh no, lei... Merda, no, questo non l'avevo mai fatto. Che puttana, l'ha presa così, questa non me l'avevo mai fatta. Non me l'aspettavo. In modo bisogna rifare tutto. Ah, che rottura di palle. Facciamo una speedrun. Tanto questo non dovrebbe... Eliminiamo la stronza, no? Minchia, ma... è più forte. Allora, quando fa quella... Lei schiva sempre, vedete? Noi dobbiamo cercare... Ora attacchiamo subito. Quanto le odio queste raga. Mamma mia, quanto le odio. Qui c'è il ragno. Il ragno, bene o male, siamo riusciti a trovare una quadra per... per sistemarlo. Vabbè, qui comunque è positivo il fatto che qui passare di qui ora è abbastanza semplice. Non come la prima volta che eravamo venuti qua dove effettivamente c'era davvero una marea di nemici prima di attingere a... Fanculo! Che coglione, ma perché non mi sono curato? Perché c'avevo la fonte... Avevo la fonte della rigenerazione. Quanti cazzo? Ma sono più forti, raga, comunque. Sono più forti. Andiamo alla fonte. Ripartiamo da qua.
Ok, allora credo che il nostro obiettivo sia comunque raccogliere un po' tutte le cose che ci sono nell'area. Vediamo. Questo mi sono dimenticato. Questa è una cosa. Questi non sono dei fenomeni. Perfetto. Ho un sacco di giochi belli, raga, da iniziare. Non dico che c'ho fretta perché comunque il gioco mi sta piacendo. Faccio l'arciere. Fa troppo ridere questi arcieri, raga, che poi controllano, cioè lanciano la freccia, sono a 1 metro di distanza, ma loro controllano. No, non voglio morire. Sto per morire. Non ho capito. Ma mentre lo stavo prendendo una trappola, c'è il folletto. Allora, qui c'è questa, ma questa zona sinceramente non l'ho mai capita proprio al 100%, sinceramente. Schivata. Ok,
È molto maledetto, è molto particolare come... È molto particolare come nemico questo. No, 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 aprire, aspetta, vediamo un colpetto. Ok. No, ci sarebbe mancato che da tutta sta fatica mi beccavo pure la cassa. Ok. Possiamo proseguire. No, però qui è chiuso. Allora un attimo. Però qui è chiuso. Anche di qua. Quindi per forza dobbiamo ritornare indietro. Siamo a 200.000 anime, raga, quindi dobbiamo, cioè se dobbiamo morire, dobbiamo morire in un posto vabbè, questo qua ha preso veleno. Tutto ho preso questo. Tutti i malus che poteva prendere li ho preso. Oh, qua c'è un punto di rientro che non è affatto male. Io coglierei l'occasione per scaricare gli Amrita perché non deve essere bello morire ora, secondo me. Allora, vediamo come possiamo utilizzarle. L'energia mi piacerebbe per equipaggiare un'armatura migliore, però allo stesso tempo forza. Armi più interessate. Cuore. Vita. Sono indeciso, sono abbastanza indeciso. Boh, partiamo a 35 il cuore, che facciamo cifra tonda, poi vediamo. Perché ormai come arma mi dà più uno, cioè è una barzelletta. Come diciamo, è un po' una barzelletta. Boh, potenziamo l'energia, dai, potenziamo l'energia. Che se riusciamo mettiamo delle armature un po' più pesanti. Mettiamo delle armature un pochino più pesantine. Tipo, questa qui, difesa 11, no, però questa qua non mi piaceva per un motivo che non aveva dei parametri interessanti. Però tipo, questa, vedete, pesa di più, 70, ci manca un livello. Con un livello possiamo equipaggiare le armature di 11.8. Questo qua ci dà anche più amarita, questa qui, eh? Quindi è interessante. Questa però ci dà più armatura, però aspettiamoci il più amarita, è il più vita di questa. Quindi, andiamo a prendere le... Allora, lui mi sa che dobbiamo
Mi sa che ce lo becchiamo in ogni caso, quindi... Che poi lui... In realtà... Perde davvero tanto tempo a... Vedete, a sparare quelle cose. Non è così forte, se ci vai con cattiveria, non è così forte. Perché se te ne freghi e ti prendi il malus che lui ti lancia, in realtà... comunque gli fai più danno. E facendogli più danno... Merda. Okay, dovremmo eliminare. Lui. Fuoco, maledizione. Questi tizi qui grossi sono sempre stati un po'... ho preso danno da fuoco. Ora io non avrei molto voglia di eliminare questo. Però... Però è da fare perché... Se con quello lì grosso portiamo il fight fino a qui... no, eh. Oh. Non da lui. C'è troppo. Vedete che... Andiamo con... Vabbè raga, che cazzo! Sta lingua! Porca puttana, sta lingua di merda! Qua con lui ci vorrebbe qualcosa che non è la spada. Con una gittata. Con una gittata. No, no, il fuoco. Yeah.
avvelenato e l'abbiamo... che cazzo! Troppi attacchi. Via, dobbiamo fare così con questo. Mille ne fa. E muori cazzo di me. Ma dai, ma non c'è niente. Quale fottutissimo motivo? Mi fanno combattere sti tizi. Se poi non c'è niente. Danno un po' di amrieta, sicuramente, però devo... Questa è la parte finale, non posso uscire. Siamo partiti. Cazzo raga, un casino. Ma proprio tutte ste fiamme intorno, ma che è? Dov'è la mia roba? Dovremmo... Ah, niente, ragazzi, ma che cazzo. Non c'è movement, non c'è... Andiamo. Lui. Andiamo un attimo che... Fanculo. No. No. Ah, mi sono rotto il coglione, raga. Mi sono rotto il coglione. Ah, era questo.
Cavolo. Stavo impazzendo. Wait. Now that Lord Nobunaga is dead, how do you plan? Come As lui. for me. Come Lord Nobunaga è morto? Ma che sto dicendo? Lord Nobunaga made me a samurai. Shackles. Now I vow to fight on. So that nothing may disturb my master's rest. Ma che è sta cosa che Lord... Noi non l'abbiamo visto nelle missioni principali che Lord Naga era morto. Qui c'è un problema. Qui sta anticipando degli accadimenti che ancora non sono avvenuti. Probabilmente. Che accadranno nella missione principale, cosa qua che andremo a affrontare. Vediamo cosa fa questo. Ah, fa la martellata. Proviamola, dai. Questa mi piace. Proviamola sta martellata. Completa missione di addestramento maestra della spada doppia. Per sbloccare questa. Questo l'abbiamo preso. Dojo. Dojo, vedi, io non ho neanche fatto sta roba qui. Comandi, azione base. Novizio. Che non vorrei farle. Vorrei. Missione di addestramento maestro della spada doppia. Vorrei fare solo quelle che mi servono per fare le missioni. Però molto probabilmente siamo talmente in, cioè le abbiamo talmente ignorate queste cose. Cioè, ma la via di Omnium manco l'abbiamo fatta, cioè sono scandaloso. La via del ninja adatto. Padronanza richiesta. Livello consigliato 88. Proviamo a fare questo. Proviamo a fare questo. Forse è questa quella che ci sblocca questa missione. Dobbiamo combattere contro questo tizio. Bisogna dargli qualche colpetto. No, non dobbiamo dargli tempo di... Ok,
lui deve continuare a attaccare. Vedete che lui cerca di recuperare. Ora. Vediamo se... Vediamo se ci sblocca la missione, se no probabilmente ce ne sblocca un'altra ancora, che è quella della katana doppia, che è da completare. Ritorniamo al dojo. Novizio. Addestramento. Neanche questo. Completa missione, addestramento. Maestro spada doppia. Andiamo avanti con le missioni principali. Andiamo avanti con le missioni principali e vediamo se poi viene sbloccato dopo. Poi eventualmente se questa è l'ultima missione, questa qua secondaria, ce ne strasbattiamo. Tanto questo è un gioco carino, mi sto divertendo, però non è uno di quei giochi che clamorosi che ti viene voglia di completare al 100% personalmente. ゲセヌ、いかに怪しとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。 答えよ、 トシミツ。 霊石をどこへやった? Monte Tenno. Ne facciamo un pezzettino e poi vediamo. Salutiamo. Hideyoshi Zei wa naze kou mo hayai? Ningen wa da to wa omoenu. Sembrano... Sembrano ma raga io mi sono perso comunque il pezzo in cui Nobunaga moriva. O non mi ricordo più, ho un vuoto di memoria, sto invecchiando, mi sto rincoglionendo, qua sarà... fa parte della vita anche rincoglionirsi, però spero di no, nel senso che io nel filmato non me lo ricordavo che cioè me lo sarei ricordato, cavolo, sarebbe stato comunque un evento importante. Oppure per sbaglio ho schiacciato un tasto, ho skippato il filmato.
minchia, aspettata questa. No, mi sto uccidendo lui. Non essere geloso. Non c'è un gran movimento dentro queste... cacchio. Ma perché spuntano? Ma da dove sono usciti tutti questi tizi qui? Aia. Che figlio di una mignotta. Qui abbiamo un'altra strada che conduce in alto. Non è una gran cosa quella di... Ah, chiusa. Quindi è giusto, dobbiamo andare di qua. Allora, a questo punto Frank lo sistemiamo così, perché non ho nessuna intenzione di combattere contro sto mini boss con Frank che mi cecchina. E poi proviamo ad attirarlo. No, no, no. Poi chi è? C'è qualcuno che vede, segue i miei gameplay da tanto tempo. Sa benissimo quanto odio i serpenti. Fanno abbastanza schifo. E purtroppo nei videogiochi i serpenti ci sono spesso. Fin da Tomb Raider 3, quando lo giocai al mio orsono, inquietato da quei serpenti pixelati. Allora, ignoriamo questo, andiamo ad aprire la... Ok, aia, e ci salutiamo qui che abbiamo aperto questa cosa. Quindi io come sempre, ragazzi, vi invito a supportare il canale con un mi piace in iscrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!